Quando si tratta di horror, spesso si fa l'errore di pensare solo ai film americani o giapponesi. Eppure anche in casa nostra, sepolti sotto tradizioni popolari e antiche, si celano tutti gli elementi per creare grandi storie. È quello che ha fatto Santa Ragione, uno studio italiano di sviluppo di videogiochi, che ha scelto un antico borgo sardo come ambientazione per Saturnalia, un titolo horror più originale che mai. Siamo nel 1989 e in occasione della festa di Santa Lucia, il villaggio di Gravoi viene avvolto da una misteriosa oscurità, attraverso la quale quattro diversi personaggi, ognuno con la sua storia, abilità e motivazioni, devono muoversi per scoprire cosa si cela dietro l'orrore e riuscire a fuggire. Grazie a una direzione artistica unica nel suo genere, che mescola espressionismo tedesco, animazione stop motion, disegno a mano e tocchi da film horror italiano anni 70, la squadra, guidata da Pietro Righi Riva, riesce a dar vita a una Silent Hill tricolore, dove il terrore è soprattutto psicologico. A differenza di altri titoli, Saturnalia non fornisce comode mappe interattive. Starà a noi memorizzare la rete di vicoli del piccolo borgo, che come una creatura viva, ad ogni nostra sconfitta, si riconfigurerà cambiando forma. A guidarci ci sarà solo un ingegnoso sistema di indizi utile per mettere insieme le informazioni raccolte e risolvere il puzzle. Ma per fantastico che sia, l'horror di Saturnalia ha le sue radici saldamente ancorate alla realtà, ai luoghi, le maschere, i riti e le musiche del carnevale di Barbagia e i suoi mamutones. Un risultato frutto di lunghe ricerche effettuate anche sul campo, tanto che il gioco ha ricevuto il sostegno della Sardegna Film Commission. E come da tradizione, anche in questo titolo Santa Ragione ha incluso tematiche sociali reali, raccontando la lotta per i diritti dei minatori sardi e quelli delle donne, dimostrando ancora una volta che i videogiochi non sono semplice intrattenimento, ma che possono e devono occuparsi anche della realtà.